Ciao, sono Mitch e bentornato su Developers Life. Luglio, agosto, pessimi mesi per pubblicare i video in generale su YouTube, ma se ormai mi conoscete un minimo sapete che fondamentalmente dei numeri mi frega ben poco. C'è stato un po' di pausa, era un bel po' che non pubblicavo dei video e ci tengo a specificare il perché. Il perché è nel corso dei 2 anni che abbiamo vissuto insieme come Developers Life ho portato un sacco di contenuti stra interessanti, spero, che hanno aiutato tantissime persone a intraprendere questa carriera e o a migliorarsi. Lato mio ho cercato sempre di fare il massimo e di portare contenuti di altissima qualità. Però, come potete immaginare, quando la stanchezza nel fare una cosa molto ripetitiva diventa tanta, la qualità di quello che si fa diminuisce. E personalmente ho preferito prendere un paio di mesi di pausa per cercare di ritornare, diciamo, con dei contenuti di altissima qualità. Ho cercato anche di fare un piccolo upgrade dell'attrezzatura, speriamo che sia la volta buona, che video e audio si sentano bene. Io lato mio ce la sto mettendo tutta, ma non essendo un esperto in questi campi, probabilmente è complicato. Lasciatemi dire una cosa, sono passati 2 anni, ben 2 anni da quando ho iniziato a pubblicare video come Developers Life. Ho pubblicato un sacco di video su tantissimi argomenti, tantissimi like, visualizzazioni, commenti. La community sta crescendo, siamo oltre 460 persone sul gruppo Telegram e questa cosa non può fare altro che rendermi estremamente felice di quello che tutti insieme siamo riusciti a creare, diciamo, in questi anni. Cosa succederà da ora in poi? Beh, da ora in poi ritorneremo a pubblicare dei contenuti più o meno assiduamente. Più o meno assiduamente significa che non vi garantirò di nuovo 2-3 contenuti a settimana, ma cercherò almeno di pubblicarne uno, in modo da avere un contenuto fresco e nuovo tutte le settimane. Da questo punto di vista, però, vi chiedo un grandissimo aiuto. Ci sono degli argomenti che vorreste che io trattassi o ritrattassi, magari dei video che ho fatto molto vecchi, volete degli aggiornamenti o volete riascoltarli, diciamo, riregistrati da zero? Scriveteli nei commenti. Quindi, se vi piacerebbe che io parlassi di qualsiasi cosa che è inerente alla vita e al lavoro dello sviluppatore software a 360 gradi, vi prego di scriverlo nei commenti in modo da darmi le idee per i futuri video. Infatti io credo che non ci sia contenuto migliore se non quello che è poi utile alle persone, quindi se in questo momento della tua vita stai vivendo un problema e vuoi sapere qual è la soluzione, se hai dei dubbi sul come affrontare al meglio le sfide lavorative o immetterti nel mondo del lavoro, se hai dei dubbi su qualsiasi altra cosa, scrivimi nei commenti e io cercherò di rispondere con un video ad hoc. Altra cosa importante, ovviamente riprenderemo di nuovo con le live. Da questo punto di vista devo un attimino capire come gestire live. Ho visto che moltissime persone hanno iniziato a creare contenuti fantastici sia su YouTube che su Twitch che su altre piattaforme e quindi anche da quel punto di vista sto cercando l'ispirazione giusta per trovare il miglior modo di fare delle live insieme a voi. Qualcuno sul canale Telegram proponeva delle live Q&A che oggettivamente ci stanno perché ovviamente le domande sono sempre diverse, possono essere facilmente come dire, affrontate durante una live, però secondo me non può essere l'unico format per andare in live. Probabilmente potremmo decidere di intervistare qualcuno, degli ospiti, magari potremmo cercare di coinvolgere dei grandi sviluppatori. Quindi da questo punto di vista, anche in questo caso, se hai dei suggerimenti su delle live o dei personaggi che ti piacerebbe che io intervistassi, scrivilo nei commenti. In generale, come sapete, il canale primario che utilizzo da sempre è YouTube e penso che la maggior parte dei contenuti continuerò a pubblicarli su questa piattaforma. Tuttavia è stato creato un canale Instagram, che trovate come Developers Life, e un account TikTok, anche lì lo trovate come Developers Life. Probabilmente inizierò a pubblicare qualche contenuto un pochettino più veloce, un pochettino più rapido,
su questi canali. Il motivo è semplice, magari moltissima gente oggi non ci trova all'interno di YouTube ed è per me molto 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 importante che queste persone ci trovino se hanno bisogno del nostro contenuto. Quindi farò un po' di pubblicità lì a questo canale in modo da farlo crescere come abbiamo sempre fatto. Ok, questo video sta per finire. Ci tenevo a dire un'ultimissima cosa, probabilmente una delle più importanti. 2 anni fa mi sono messo davanti alla webcam e ho registrato il primissimo video. L'idea era quella di condividere la mia esperienza e raccontarvi delle cose. Nel giro di pochissimo tempo mi è stato chiesto di aprire il gruppo Telegram per avere modo di chiacchierare in maniera più diretta e il gruppo è cresciuto tantissimo. Nel corso di questi 2 anni tantissime persone hanno dato una mano a questa community a crescere. Quindi, anche se non li nominerò uno a uno, volevo ringraziare tutte le persone che hanno dato una mano a Developers Life a crescere, condividendo i video o aiutandomi con la gestione della chat Telegram, aiutandomi nella correzione di alcuni sottotitoli e tutte queste cose qua. Quindi grazie infinite per aver aiutato Developers Life. Detto questo, io come sempre vi saluto, vi ringrazio per avermi ascoltato, ciao e alla prossima!